una domenica fantastica, sotto un velo di nebbia e nuvole, sopra il sole. Siamo in montagna, quindi Superga, Torino, sopra la città di Torino, notare il panorama. Il panorama, praticamente c'è questo velo di nuvole. Questo velo di nuvole che ci accompagna sembra un lago, mi sembra quasi di stare sul Lago Maggiore, e invece siamo a Torino. Torino è sotto questo velo di nuvole. Bellissimo, una bellissima giornata, che il Signore ci accompagni. Saliamo la torre, vi ricordate le torri? Cremona, adesso Superga, Torino. La torre di Superga. Siamo sempre
salendo la torre di Superga. E qui ci Superga. Di sotto così. Scritte Caos Bau Bau. Scusate. L'ultima parte della torre, abbiamo lasciato la borsa su perché così l'abbiamo fatta più in fretta. A me la stanchezza, a voi il panorama. Ecco qua, panorama fantastico a dir poco, sui monti, i monti del Piemonte, che sembra veramente un lago, invece sotto è Torino. Torino, vedete anche qua il Po comunque si vede lì sotto. Salendo le scale, ecco, siamo sulla torre campanaria e sembra un lago. Le nebbie si sono un pochino diradate e qualcosa si vede, oltre al vento. Adesso un ultimo saluto, ecco. Prego, un ultimo saluto e mi registro un attimo, sta registrando. Un saluto a tutti, bellissimo posto, siamo a Superga sopra Torino, 15 novembre 2015, fantastico. Siamo qua dove a Superga il Torino, la squadra del Torino proveniente dal Portogallo nel secolo scorso si schiantò purtroppo contro la torre principale della Basilica di Superga e 11 calciatori persero la vita. È una tra le più grandi tragedie sportive che ci siano state, proprio qui a Torino, Superga. E si onorano le vittime di questo tragico incidente aereo dietro la Basilica. Prima abbiamo visto il punto dove appunto c'era la principale torre campanaria abbattuta.
15 novembre 2015, una domenica fantastica. Sì, sono stata la